po' di botox per riempire le rughe, un colpo di bisturi per tirar su le palpebre. Ci si ritocca per essere più belli e ci si ritrova a volte disperati davanti allo specchio, pentiti quando ormai è troppo tardi per tornare indietro. Come è successo a Melanie Griffith, ultima a dichiarare il suo rimpianto dopo 20 anni di ritocchini. Me ne sono accorta solo quando qualcuno mi ha detto «Oddio, ma cosa hai fatto?», ha confessato a Porter Magazine. Ma ad avere esagerato non è certo l'unica. Da Nicole Kidman a Cameron Diaz in tante ci sono cascate, ma poche, come Courtney Cox di Friends, hanno confessato di essersi sentite dopo orribili. Li si può liquidare come costosi capricci, problemi da dive. Ma in fondo, dietro a quegli occhi tirati e alla bocca che non riesce più ad aprirsi in un sorriso, si nasconde una tragedia contemporanea. La condanna a non invecchiare mai e la scoperta che, inseguendo un'immagine di sé, di ritocco e ritocco, io è comunque diventato un altro. È successo a tante donne, ma anche a qualche uomo. Da Mickey Rourke, irriconoscibile sex symbol di 9 settimane e mezzo, a Giovanni Scialpi, più modestamente interprete dell'Italia anni 80. Non a tutti va male, c'è anche chi non si pente e semplicemente si piace di più così come è diventato. Che è successo? Non lo so, sono diventata un caso. Quello che mi dispiace è l'accanimento soprattutto delle donne.